Ciao a tutti amici, finalmente sono tornato dalla vacanza e posso ricominciare a fare i video. Cosa è successo in questi 10 giorni? Io torno a casa e mi ritrovo il monitor mezzo rotto, adesso sembra che vada bene, ma penso comunque di restituirlo perché non mi fido più. Mi ritrovo mezzo YouTube che si accanisce contro Fortnite e mezzo YouTube che si difende. Perché? Per la questione di Fortnite e Among Us. Ed ecco, in questo video voglio dare anche la mia opinione. Ma prima raga vi chiedo di mettere un mi piace a questo video, iscrivervi al canale e attivare la campanella per non perdere i prossimi. Se vuoi supportare questo canale, allora non dimenticarti di mettere il mio codice creatore LastG. Buona visione. Dunque raga, Fortnite negli ultimi giorni viene accusato di plagio per aver creato una modalità di gioco uguale al gioco Among Us. Come posso commentare questa cosa? Sì, penso proprio che abbia preso l'ispirazione al 100% da quel gioco. Su questo non ci sono dubbi. Ma in tantissimi post che accusano Fortnite di questo viene anche espressa un'opinione. E esattamente che Fortnite lo abbia fatto per dare una nuova vita al gioco. Io non sono l'admin dei server di Fortnite e non ho alcuna informazione sullo online del gioco, ma si è sentito parlare di milioni e milioni di giocatori su Fortnite, mentre su Among Us c'è stato un boom di 2 o 3 mesi e adesso non lo caga più nessuno. Semmai il fatto che Fortnite abbia copiato questa modalità ha dato vita a Among Us e non a Fortnite stesso. Tutti questi youtuber, streamer che ne parlano non fanno altro che alzare la popolarità di Among Us. Si tratta di plagio quando una compagnia ruba il prodotto di un'altra compagnia e afferma di esserne il creatore. Purtroppo, al giorno d'oggi, tantissime cose vengono create sulla base di cose già esistite. Tantissimi giochi hanno sempre qualcosa in comune, qualche meccanica o qualche elemento di gioco. Questo perché la nostra coscienza continua ad assorbire le cose e magari dopo tanti anni te le mette su un piatto facendoti pensare che questa cosa sia una tua invenzione. Nel caso di Fortnite e Among Us, non è così. Penso proprio che loro abbiano semplicemente copiato la modalità e basta. Però rispondetemi a una domanda: secondo voi Among Us ne soffrirà? Secondo voi quelli che giocano a Among Us, perché è il loro gioco preferito, passeranno mai a giocare a Fortnite nella modalità Among Us, fatta tra l'altro un po' alla cazzo di cane? Ovviamente no, perché se l'idea comunque è quella, il gioco in sé non è la stessa cosa che giocare a Among Us. Invece quelli che hanno scoperto Among Us grazie alla modalità di Fortnite, secondo voi scaricheranno mai Among Us? Secondo me quelli che non ne conoscevano l'esistenza potrebbero anche farlo. In questi casi è stupido parlare di plagio, perché lo stesso Among Us non è stato mica inventato da zero. È semplicemente un videogioco creato sulla base del gioco Mafia, oppure più conosciuto in Italia come Strega, Lupi e Contadini, dove amici si ritrovano ad accusarsi reciprocamente durante tutta la partita. L'anno di creazione di questo gioco risale al 1986 da un russo di nome Dmitri Davidov. Alcune fonti invece ritornano addirittura al 1930. Quindi raga, smettete di parlare di plagio e gente che copia. Questa cosa succede continuamente, anche se voi non vi accorgete di ciò tutti i giorni. Eppure succede tutti i giorni, in modo volontario e non. Si può parlare di plagio quando una compagnia copia magari o addirittura ruba la tecnologia ad un'altra compagnia, facendo perdere in questo modo milioni di dollari alla compagnia che ha creato una nuova tecnologia. In quel caso sì, si può parlare di plagio, perché c'è stato l'atto della creazione da zero e l'atto di rubare la tecnologia stessa. Invece in questi casi minori tipo Fortnite e Among Us bisogna capire solo chi ne esce il vincitore, e secondo me in questo caso ne è uscito Among Us. Per oggi amici è tutto, scrivetemi nei commenti cosa ne pensate di questa cosa, metti mi piace a questo video se ti è piaciuto, iscriviti al canale e attiva la campanella per non perdere il prossimo. Se vuoi supportare questo canale non dimenticarti di mettere il mio codice creatore LastG. Noi ci vediamo nel prossimo video. Io mi chiamo LastHeroG, GG, ciao.